Dadi Stregati di Luigi Bonzanini. Voce narrante di Edoardo Camponeschi. Mario Mantovani, noto proprietario del lussuoso caffè Il Ritrovo dei Pelandroni, situato in una delle più eleganti vie pedonali del centro storico, era un sessantenne tarchiato con la faccia glabra e di modi untuosi. Aveva fama d'essere orrendamente avido e senza scrupoli, ma la cosa pareva non toccarlo minimamente. In realtà, amava il denaro soltanto come strumento col quale appagare la sua segreta e malsana passione per il gioco d'azzardo. Difficile sviscerare gli oscuri moti interiori che portano un individuo ad abbrutirsi col gioco. Sta di fatto che il Mantovani ne era completamente schiavo e pur di appagare questa sua debolezza sarebbe stato disposto letteralmente a vendere sua madre. Si alzava sempre assai presto ed in qualunque stagione, appena l'alba illuminava il cielo, lo si poteva scorgere dinanzi all'entrata del suo locale, intento ad alzare la saracinesca. In una grigia mattina di febbraio, appena terminata questa operazione ormai gravosa per le sue reni acciaccate, Mantovani scostò i battenti della porta a vetri ed entrò, assonnato ed infastidito, nel suo piccolo regno. Quella notte il suo sonno era stato breve ed agitato, essendosi trattenuto fino alle 4 in una bisca clandestina, dove con suo gran dispetto aveva finito col perdere una somma considerevole ed ora, per la stanchezza e la delusione, si sentiva veramente uno straccio. Tanto per tirarsi su il morale, fece scattare il cassetto automatico della cassa e si pose a contare una ad una le banconote che vi stavano ammonticchiate con una sorta di compiacimento quasi sensuale. Gettò uno sguardo lusingato ad un ritaglio di giornale appeso al cristallo della vetrina col nastro adesivo. Era un articolo che parlava di lui. Il titolo, piuttosto verboso, recitava: «Nell'intima atmosfera del ritrovo dei Pelandroni, il cavalier Mantovani ammanisce ad una scelta e raffinata clientela le più pregiate miscele di caffè». Seguiva un pezzo alquanto fasullo sulle comodità e l'efficienza del servizio, nonché sulle doti umane e civili del proprietario. In calce all'articolo risaltava infine una foto del Mantovani che, assiso dietro il bancone con una tazzina di caffè in mano, sfoderava un radioso sorriso agrodolce. Ogni volta che rileggeva l'articolo, quell'uomo di scarse virtù si sentiva incredibilmente gratificato. Tante banconote nella cassa e la sua faccia soddisfatta sotto gli occhi di tutti, incasellata nella terza pagina d'un giornale di provincia. Questo era per lui il culmine della vita. Se ne stava beatamente immerso nella contemplazione della propria gloria quando improvvisamente entrò il primo avventore della giornata. Era un giovanotto pallido, magro, sulla trentina, con una capigliatura nera ed arruffata e la barba incolta striata di grigio. Vestiva dimessamente in nero ed il suo sguardo aveva una certa fissità torva che metteva a disagio. Di lui Mantovani sapeva soltanto che era un pittore squattrinato e viveva da solo in una soffitta umida qualche isolato più in là, nella piazza del Duomo. Appena entrato, il giovane, visibilmente di cattivo umore, s'appressò al banco a testa bassa ed ordinò un caffè, senza nemmeno curarsi di salutare il caffettiere che lo squadrò con diffidenza. Da lì a qualche istante, una tazzina di caffè fumante comparve sul banco davanti al pittore, che, sempre stralunato, mentre vi rimestava dentro col cucchiaino, prese a mugugnare fra sé. «Pure lo sciopero dei tabaccai ci voleva. Da ieri sono tutti chiusi ed io senza sigarette proprio non ci resisto». Il viso del Mantovani si illuminò d'un sorriso mielato. D'un tratto il suo infallibile intuito aveva fiutato odor di guadagno, come una volpe annusa il sentore d'un pollaio a miglia di distanza. «Sei forse in cerca di sigarette?» chiese con un tono suadente. Il pittore lo scrutò con diffidenza. «Ne hai?» «Ma certo!» Con fare noncurante, il caffettiere trasse da sotto il bancone una mezza dozzina di stecche di marche differenti. Da buon arraffatore qual era, in vista di simili eventualità, s'era munito d'una notevole scorta. Il pittore sgranò gli occhi estasiato su quell'ostentazione di abbondanza. «Caspita! E pensare che in giro c'è gente disposta ad uccidere per una sigaretta! Me ne vendi una stecca?»
Un'ombra di compiaciuta cupidigia passò sulla faccia del Mantovani. Ti costerà un po'. Un po' quanto? 100.000. La faccia del giovane si fece livida per lo smarrimento. Ma è un ladrocinio! Te ne approfitti perché sono in astinenza. Io ci devo trovare il mio interesse, rispose l'altro serafico. Mica ci posso rimettere per compiacere il tuo vizio. Anzi, a dir la verità, corro un bel rischio per farti questo favore. Se mi becca la finanza sono guai. Forse è meglio se non se ne fa nulla. Fa conto che non abbia parlato. Così dicendo ed affettando indifferenza, prese a riporre le stecche nello stipo sotto il banco. Il pittore gli abbrancò le mani a mezz'aria. «Aspetta, aspetta!» La sua voce s'era fatta supplichevole. «Invece d'offenderti, cerca di capirmi. Non ho molti soldi con me. Da settimane non mi riesce più di vendere un quadro. Con quel po' che mi rimane potrò mangiare ancora per un paio di giorni.» Mantovani emise un sospiro di dolente riprovazione. Brutto vizio il tabagismo. Ti fa perdere la dignità.» Il pittore, esasperato, cominciò ad alterarsi. «Accidenti, facciamo 70.000! È tutto quello che ho!» In quel mentre entrarono altri avventori, un signore attempato ed una donna elegante che spingeva una carrozzina. Profittando della presenza di quegli inconsapevoli spettatori, Mantovani prese un'aria accigliata e gelidamente rispose: «La prego, buon uomo, niente scenate nel mio locale. Se le mancano i contanti, se li procuri. Torni da me con il dovuto ed avrà ciò che chiede.» A questo punto la faccia già livida del pittore si fece spettrale per la vergogna. La sua voce, prima quasi stridula, divenne di colpo un sussurro. «Dunque, proprio non mi vuoi venire incontro?» «Non se ne parla neanche», dichiarò Mantovani sempre con sostenutezza. «Va bene, vado a cercare i soldi. Più tardi manderò qualcuno a ritirare la merce. Qualcuno che ti darà il dovuto. Proprio quello che ti spetta.» «Faccia come crede», fu la risposta sferzante dell'altro. Saturo d'ira e d'avvilimento, il pittore se ne scappò dal locale a testa bassa. Mantovani scrollò le spalle, volgendosi ai nuovi avventori col più suadente dei sorrisi, sentenziò: «Che gente, questi artisti! Solo perché scribacchiano o pasticciano con i colori si credono in diritto d'avere tutto gratis. E che faccia tosta svillaneggiare così noi, gente per bene!» Il signore attempato e la donna elegante si guardarono perplessi, senza probabilmente aver capito nulla di tutta la faccenda. Comunque la donna, tanto per mostrarsi all'altezza della situazione, si lasciò sfuggire di bocca un noibò colmo d'amaro disappunto. Dopo questo spiacevole inizio, la giornata del Mantovani proseguì senza avvenimenti degni di nota, col solito ritmo monotono di tutti gli altri giorni della sua vita. I clienti più svariati si avvicendarono nel suo elegante locale. Vide con gli occhi della noia arrivare ed andarsene signore impellicciate, ragionieri in giacca grigia e con la faccia resa ancor più grigia dal tedio, commendatori arroganti, turisti svagati. Un inesauribile campionario di umanità. Soltanto per un momento, verso mezzogiorno, mentre se ne stava seduto nello sgabuzzino ad ingurgitare una pizza riscaldata, gli ritornò in mente la scena penosa del mattino e si soffermò a ponderare con una certa perplessità le ultime parole del pittore. Aveva detto che avrebbe mandato qualcuno a dargli quello che gli spettava. Per un attimo, un'idea inquietante gli bloccò il boccone in gola. Se quello, estroso com'era, avesse inteso dire che voleva mandargli qualcuno per sconquassargli il locale. Si sa come sono questi presunti artisti. Gentaglia sbandata, maneschi facinorosi. Magari quello voleva tornare assieme a qualche altro spostato della sua risma. Rimuginò per un po' quest'idea ed infine la scartò come assurda. Quello era un morto di fame, un solitario senza amici né parenti. Aveva buttato lì quella frase solo per tentare di salvare la faccia, ma di sicuro non aveva né i soldi né chi gli facesse la commissione. Rassicurato da questa considerazione, Mantovani liquidò completamente il maldestro pittore dai propri pensieri. Venne la sera ed il cielo si riempì di nuvole opache.
Il locale era ormai deserto e mentre si preparava a chiudere, il caffettiere notò distrattamente che una pioggerella fitta ed un vento gelido avevano preso ad imperversare sulla via pedonale, dove ormai solo qualche raro passante si vedeva correre trafelato, cercando riparo dal temporale imprevisto. Mantovani spense tutte le luci, spalancò la porta a vetri lasciandosi investire da una folata di vento gelido e s'apprestò a calare la serranda mentre i suoi pensieri indugiavano con ansioso compiacimento sulla prospettiva di un'altra serata nella bisca clandestina. La serranda arrugginita stentava a scendere. Nello sforzo di calarla prese a sbuffare e nel frattempo la pioggia cominciò a bagnargli il vecchio pastrano. Tante piccole gocce gelide gli scivolarono sotto il colletto lungo la schiena, facendolo rabbrividire. Un'altra folata di vento ancora più violenta lo investì, e quando infine fu passata, egli percepì di colpo attorno a sé uno strano, innaturale silenzio. Gli parve per un attimo d'esser diventato sordo. Non udiva più nulla, nemmeno lo scrosciare sommesso della pioggia sul marciapiede. Fu allora che la vide ed ebbe un sobbalzo perché fino a quel momento era stato assolutamente certo d'essere solo nella strada deserta. Proprio non riusciva a capire da dove diavolo fosse sbucata. Si trattava d'una donna abbigliata con una veste grigia di tela rozza lunga fino ai piedi e con la testa ravvolta in un ampio scialle nero. Teneva il volto chino e nel buio incombente della sera i lineamenti erano indistinguibili. Parlò con un sussurro appena percettibile, ma che avvinghiò il cuore dell'uomo con una strana, indefinibile angoscia. «Mi manda il pittore!» Mantovani, impietrito, cercò di indietreggiare verso l'interno del locale, ma s'accorse con sgomento che le gambe non volevano saperne di obbedirgli. Trovò comunque la forza di balbettare. «Ma chi è lei? Che va cercando?» «Sono un'amica del pittore. Ti porto quello che ti spetta.» La donna avanzò di qualche passo verso di lui ed il gretto caffettiere si sentì correre un brivido gelato lungo la spina dorsale. «E io non conosco nessun pittore. Non so nulla, non voglio nulla. La prego, se ne vada. Devo chiudere il locale.» «Hai fretta di andare a giocare? Ma tanto è inutile, sai. Tanto non vinceresti, non vincerai mai più nulla. Dai, fammi entrare.» La donna avanzò ancora d'un passo e le gambe del Mantovani, forse grazie alla repulsione che gli ispirava quell'essere, ritrovarono la loro mobilità. Indietreggiando lentamente varcò a ritroso la porta e lei, muta ed inesorabile, lo seguì all'interno. Di colpo fu preso da un accesso di panico e corse verso la parete cercando a tentoni l'interruttore della luce. «No, ti prego! Niente luce, non sono né giovane né bella e quindi non amo mostrare il mio volto.» Le parole erano cortesi, ma il tono metteva paura. La mano di lui si irrigidì sul pulsante senza più osare schiacciarlo. Sudando freddo, Mantovani si volse a fronteggiare l'ospite inaspettata premendo la schiena contro la parete per puntellare le gambe vacillanti. «Ha detto che la manda il pittore? Di certo vorrà le sue sigarette. Se le prenda, sono lì, sul banco. Prenda pure tutto. Dica al suo amico che non mi deve niente. Stamattina abbiamo avuto un malinteso, ma per dimostrargli quanto sono dispiaciuto, gli regalo tutte le stecche. Proprio tutte.» Così dicendo, corse dietro il banco e trasse fuori le stecche porgendole alla larva con un gesto supplichevole. «Come sei generoso. Ma non è proprio il caso. Io ormai sono qui e quello che è stato, è stato. Non ti devi rammaricare per il pittore. Un po' di astinenza non potrà fargli che bene. Comunque non intendo andarmene senza portarmi via qualcosa. Che cosa puoi offrirmi?» La vaga speranza di riuscire a liberarsi di quella donna inquietante rabbonendola con un regalo si impadronì della mente agitata di lui. Corse allo scaffale dove teneva in bella mostra i barattoli con le miscele più pregiate di caffè. «Guardi, sarei lietissimo di farle dono di una speciale miscela che ho preparato io stesso. Roba da intenditori.» La donna annuì. «Deve essere buona. Mi accontento di qualche chicco. Versamene un po' qui nella mano.»
Mantovani si precipitò ad aprire il barattolo ed a versare una manciata di chicchi nella mano scheletrica che la donna gli tendeva. Lei li soppesò per qualche istante nel pugno chiuso, poi schiuse le dita, volgendo il palmo verso terra, e ciò che ne scivolò fuori non era che cenere impalpabile. «Che peccato!» sussurrò la donna con tono vagamente canzonatorio. «È una merce che non vale nulla!» A questo punto Mantovani fu preso da un altro accesso incontrollabile di panico. «Maledetta!» strillò con voce querula. «Cos'è che vuoi allora? Soldi? Vuoi i miei soldi?» Ormai incapace di ragionare, si scaraventò ad aprire la cassa, ma quando vi ficcò le mani per afferrare le banconote, restò allibito nel percepire fra le dita non il fruscio della carta moneta, ma solo un sommesso crepitio di foglie secche. Chinò il viso per verificare meglio quello di cui i suoi occhi ed il suo tatto non riuscivano a capacitarsi. Ciò che stringeva convulsamente fra le mani era soltanto un misero malloppo di foglie morte. «Io non capisco. I miei soldi erano qui. Dove sono finiti?» «Li amavi molto, vero? E ancora di più amavi sprecarli giocando. Io ti propongo allora un gioco insolito. Se vinci tu, io me ne vado. Ma se vinco io, allora sarai tu a venire con me». In silenzio Mantovani fissava la donna come inebetito. Poi lentamente schiuse le dita contratte e le foglie turbinarono a terra con un fruscio sommesso. Senza che neanche se ne rendesse conto, la sua bocca formulò una domanda. «E come la giochiamo la partita?» «Basteranno un paio di dadi. Stanno lì sul banco, proprio accanto a te». Era vero. Dinanzi a lui, a portata di mano, stava il bussolotto con i dadi che spesso usava per giocarsi con i clienti il prezzo di un caffè. La faccia tesa di Mantovani si illuminò d'un nuovo raggio di speranza. Soltanto lui sapeva che i dadi erano truccati. «Va bene, giochiamoci pure questa mano». Si sforzò di darsi un'aria disinvolta, ma dentro al petto il cuore gli pulsava come un mantice. Lentamente, l'ombra senza volto insinuò un artiglio nel barattolo e ne trasse un dado. Sudando freddo, lui chiuse gli occhi mentre il cubetto di legno rotolava sul piano di marmo a decidere la sua sorte. Il dado si fermò. «Sei!» sussurrò trionfante l'ombra. «Il numero della grande tenebra. Ora a te, usali pure entrambi». Mantovani afferrò i dadi e li rigirò lentamente nel palmo, mentre un guizzo di malizia gli balenava sul viso. La donna non poteva sapere che uno dei dadi, opportunamente appesantito, dava immancabilmente il 6 come punteggio. Uniti, gli garantivano comunque la vittoria. Mantovani obbedì e giocò alla sua mano. I dadi rotolarono e poi si fermarono. Lui sbarrò gli occhi impietrito dall'orrore. Le facce dei dadi erano bianche e vuote. Le dita adunche della donna si posarono sulla sua spalla e a quel contatto il cuore gli si sciolse lentamente in una bruma autunnale. Vacillò, mentre l'anima angustiata si staccava con penosa fatica dal corpo. L'ultimo suono che udì mentre cadeva riverso fu il mormorio sommesso della donna. «Capisci adesso perché non potevi vincere? Nessuno è riuscito mai ad ingannare la morte».